Io darò questo paese alla tua discendenza. Genesi, capitolo 12, versetto 7. Richieste e promesse. Dio chiese davvero tanto ad Abramo. Gli chiese di andar via dal suo paese e dal resto della famiglia, di seguirlo verso l'ignoto, e un giorno gli avrebbe perfino chiesto di sacrificare suo figlio Isacco. Ma se il Signore ci chiede qualcosa, lo fa sempre per il nostro bene, e quello che ci offre in cambio è di gran lunga maggiore e migliore. Qui Dio promette ad Abramo e Sara, che era sterile, una discendenza. Chi non ha figli e li desidera tanto, sa bene che non c'è somma di denaro che sia più importante di un figlio e sarebbe disposto a rinunciare a tutto pur di averne. Invece Dio, oltre a mantenere la sua promessa, donandogli il tanto desiderato figlio Isacco, gli dà una discendenza numerosa, come la sabbia del mare, e in più fa prosperare il suo amato servo Abramo. Molti anni dopo, agli apostoli che avevano lasciato tutto per seguirlo, Gesù assicura che chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19:29. Non dimentichiamo mai che Dio non ha bisogno di noi e del nostro servizio. Se ci chiede qualcosa è per onorarci e per ricompensarci ampiamente ed eternamente.